La serie. I tribunali. Guarda, mamma! Ho fatto la spaccata! Basta che non ti spacchi le ossa. No, mamma, sto attenta. Chi è? Ok, ve l'avevo promesso. Sono venuta. Scusa, ma devi far fare i compiti a Vittori? Sì, certo. Prendi subito il quaderno di matematica. Ce ne andiamo per andare a lavorare. Quindi tu rimani con Jenny a fare i compiti. Poi ritorniamo per vedere i trionari, capito? Dobbiamo ripetere le tabelline. No! 6 per 7? 100.789. Sbagliato! 3 per 7? 58. Sbagliato! Quello è 7 per 8. Penso che in matematica la maestra a fine pagella ti metterà in via di prima acquisizione sulle tabelline. No, 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 no! Aiuto! Chiamiamo l'ospedale, mi sento malissimo! Certo che tu, per essere una bambina di 8 anni, non sei normale, ti devo portare all'asilo nido. Adesso coniugheremo sul quaderno di grammatica il verbo andiamo a chiamare l'ospedale. Scusa! Allora facciamo un quiz sui verbi in grammatica per vedere se hai capito, ma io non penso. Modo indicativo, verbo avere, tempo trapassato remoto. Io, tu hai... No, ma quello è presente. Trapassato remoto è un'altra cosa. Mi dici i nomi dei quattro tempi semplici del tempo del modo indicativo? Il passato prossimo. A voglia. Credo che la maestra di italiano ti metterà in via di prima acquisizione anche sui verbi. No! Bella mia. Ora dico a tua madre di chiamare le maestre. No! Allora, ti interrogo in storia e capiamo se veramente hai studiato. Perché le scimmie antropomorfe scesero dagli alberi? Non lo so. Per respirare aria pulita. No! E allora dimmelo tu perché sono scese dagli alberi. È un'interrogazione! Nelle interrogazioni nessuno suggerisce! Allora, incrociamo le dita e speriamo che tu abbia studiato la fiaba. Allora, la grande domanda. Che cos'è la fiaba? La fiaba è un racconto realistico popolare, tramandato da generazione in generazione con la scrittura. Sbagliatissimo! Chi c'è? Ciao, sono tornata. Comunque, hai finito i compiti? No. Ha studiato? No. Che avete fatto tutto questo tempo? I compiti. E come mai non li avete fatti? Perché lei non ha studiato, adesso le faccio fare tutte le coniugazioni possibili. Non voglio stare a coniugare i verbi! E adesso le faccio studiare la storia della terra e la preistoria. Non voglio studiare né l'una né l'altra! E adesso le faccio studiare tutte le tabelline, tutte le divisioni, tutte le sottrazioni, tutte le addizioni. No! Mamma, posso andare con la giustifica a scuola? Sì, ma solo per oggi. E non fare mai più così! Ok, adesso ti lasciamo un attimo da sola. Noi andiamo dai trilionari. Mamma, ci posso andare anche io? No, perché oggi hai fatto la cattiva! Mamma, modera il linguaggio. No, sono troppo arrabbiata con te che non hai studiato niente. Perciò io sono terribile, mi sto arrabbiando non so come cosa! Ora, chiuditi in camera e studia! Mamma! E ora, il mitico gioco del trilione! Se troviamo un trilione,
vinciamo e quindi possiamo trovare una trilionaria. Se troviamo zero rimaniamo a casa, capito? Eppure si chiama gioco del trilione, però non c'è il trilione, probabilmente è andato perso. Ma quindi andiamo alla dottoressa Fanny? Sì, perché nell'altro episodio c'è una dottoressa che abbiamo trovato. Eh sì! Ragazzi, continuiamo nel prossimo episodio perché c'è la pubblicità. Oh, Siri, i miei video, non la pubblicità. Ah, vabbè. Ciao ragazzi!